Il settore agroalimentare è certamente quello più colpito, ma il fenomeno delle frodi e delle contraffazioni non sta risparmiando nessun comparto produttivo nazionale. A farne le spese sono soprattutto le piccole e medie imprese che spesso sono costrette ad alzare bandiera bianca di fronte alla concorrenza sleale dei loro competitori stranieri. Lo dicono gli esperti che ad Andria si sono confrontati sulle possibilità di contrastare un fenomeno sempre più preoccupante che danneggia in maniera pesante l'economia nazionale. Il danno economico del mancato guadagno di un prodotto italiano all'estero è enorme e questo influisce sulla produzione, sui produttori, su chi li vende e quindi influisce anche sul PIL, sul nostro PIL. C'è un'indagine di mercato che dice che 60 miliardi di euro vengono sottratti alle nostre casse. Cosa faremo con 60 miliardi di euro all'anno? Sfruttare in maniera scorretta la capacità attrattiva del bel paese produce il fenomeno dell'Italian sounding, ben conosciuto da chi si occupa quotidianamente di contrasto alle frodi e alle contraffazioni. Sono i prodotti italiani che vengono venduti all'estero, che hanno scritto Italia, Coldiretti e cose del genere, ma non sono italiani, per cui ci rovinano il mercato italiano. Consideri che in Inghilterra una bottiglia da 250 millilitri di olio costa 17 sterline, quindi costa 10, 11, 9 euro. Per cui è un mercato enorme che ci stanno bruciando mettendo etichette italiane su prodotti stranieri. È un grande danno. I mezzi per tutelare marchi e prodotti italiani esistono e sono in continua sperimentazione. Sono delle etichette che può stampare o il produttore o noi, che sono dei codici criptati molto difficili anzi impossibili da sviluppare, rimessi in forma numerica perché il codice si può mandare anche via SMS, perché molte volte quando usciamo dal supermercato non abbiamo wifi, non abbiamo internet. L'SMS ci garantisce questo e con questo sistema i produttori in altre parti del mondo fanno le premiazioni al consumatore, vai alla cassa, ti faccio lo sconto, ti faccio la ricarica telefonica e quindi incentivano il consumatore a utilizzare il sistema perché è un processo e va utilizzato sfruttando, nel senso buono della parola, il consumatore che è l'entità ultima poi dell'anticontraffazione.